Ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con dodicesimo in campo e secondo tempo. Anche questa sera abbiamo preparato delle immagini imperdibili, vi consiglio di rimanere con noi per tutta la puntata e poi ci sono degli argomenti che mi stanno particolarmente a cuore, li tratterò con l'ospite che mi ha raggiunto. Questa sera non è con noi il direttore Xavier Jacobelli che tornerà comunque la prossima settimana, quindi do il benvenuto negli studi ad Alfio per la curva Norbergamo. Grazie. Ciao Alfio, benvenuto Ciao. allora. Beh diciamo che di cose da raccontare da... Dalla vostra parte ne avreste parecchie, insomma, anche perché sì, negli ultimi mesi. potremmo fare diverse puntate. Ecco, sì. diciamo che la cronaca si è occupata molto di voi, a Bergamo, ma non solo. Sì, esatto. Partiamo però da un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è quello della chiusura delle curve. Perché da un po' di tempo ci si è inventati nuovo, eh, questa nuova forma di repressione, eh, questo nuovo sistema punitivo, che è quello sbaglia uno, li puniamo tutti e si chiude un intero settore è successo in diverse città d'Italia, la settimana scorsa è successo anche a Brescia a Bergamo avete avuto la curva chiusa, aperta solo agli abbonati per tre mesi quindi tutti quelli che non avevano l'abbonamento tutti fuori una... Sì, quelli che non avevano la tessera del, la tifoso, tessera del tifoso perché esatto. in realtà le persone escluse erano tutti possessori di, di voucher e tutti i normali acquirenti di biglietto, di singolo biglietto, che non essendo titolari di tessera del tifoso non potevano, non potevano entrare non solo in curva, ma nemmeno negli altri, negli altri settori. Quindi la curva è stato sicuramente il settore più, più colpito e anche più portato alla ribalta da un punto di vista mediatico, però il divieto era per, per, qualsiasi, per qualsiasi settore. Sì. Ecco, poi è successo che un paio di settimane fa era, stato imposto il, era stata imposta la chiusura della curva dei tifosi juventini in seguito a quanto accaduto nel derby con Torino, e poi è stato fatto ricorso, è stato accolto ed è stata decisa la sospensione. Quindi può darsi che questo provvedimento verrà attuato in futuro, ma in questo caso la, è stata attuata la sospensione. Io sarò un po' maliziosa, però sta di fatto che coincideva con la partita in cui la Juve avrebbe festeggiato lo scudetto con i propri tifosi. E mi chiedo, non fosse stata la Juventus, fosse stata Atalanta, il Verona, il Brescia? o altre allora, società meno riconosciute della Juventus? Nel nostro caso credo che la risposta viene automatica. Però ehm, per valutare altre realtà bisogna conoscerle, quindi bisogna conoscerle nel dettaglio, eh, e poi, forse, soprattutto anche conoscendole mh, bisognerebbe avere rispetto delle altre realtà e non andare a guardare in, in casa d'altri. Io valuto il provvedimento, a prescindere dalla tifoseria... Certo, che, certo, che ma io mi riferivo colpita, alla società. Eh. ...che viene colpita o che beneficia. Eh, e dico che il provvedimento di chiusura di un settore, quale che sia, mh, ha una logica dietro che è repressiva e, e non risolutiva dei problemi. Eh, è un'evidente dimostrazione dell'incapacità da parte dello Stato di, di affrontare determinati problemi e di risolverli eh, e quindi si fa la cosa più semplice, eh, vale a dire si, portano, si tengono all'esterno migliaia di persone non essendo capaci o non avendo i mezzi per identificarne, per identificarne poche. Ed è un, un percorso che non è nuovo. Adesso vediamo la chiusura delle curve, ma se andiamo indietro di, di un po' di, di anni fa vedevamo i divieti di trasferta eh, e poi le trasferte autorizzate solo in case di tifoserie amiche. Quindi è un, un impianto eh, che fa acqua da tutte le parti eh, e che dimostra come l'approccio repressivo fondamentalmente non serva, non serva a nulla. Senza entrare nello specifico, mi pare di ricordare che, che la curva bianconera sia una curva che ha scelto di aderire alla tessera sì, del tifoso sì. storicamente. Non, val, non valuto no, certo. la scelta, però, è, un, è una curva che è, possiamo definire eh, totalmente tesserata. Ora, eh, arrivare a chiudere un, questo settore eh, di tesserati eh, quando la tessera del tifoso era stata venduta. Mh, agli appassionati di calcio, all'opinione pubblica, ai tifosi tutti come la panacea di tutti i mali, eh, dimostra chiaramente che la testa del tifoso non serve, sicuramente non serve a questo, forse serve ad altro, ma non a, ma non a questo. E quindi forse bisognerebbe cambiare modo di, di approcciare lo stadio come luogo dove c'è una manifestazione sportiva, dove ci sono migliaia e migliaia di persone, eh, iniziando un percorso che non sia solo repressivo ma che sia anche e soprattutto educativo. Ma in effetti ehm, è stata fatta un'indagine un dalla Corriere dello Sport ed è il risultato che in questa stagione sono stati emessi numerosi DASPO, la diffida, quindi il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. I più colpiti sono proprio gli juventini. Per fatti accaduti in trasferta, ora io non entro nel merito chiaramente, però anche io mi sono fatta la stessa domanda, la tifoseria Juventina è una tifoseria comunque che ha aderito alla tessera del tifoso, tant'è che se in trasferta ci vanno è perché hanno la tessera del tifoso. Allora vuol dire che non è la tessera del tifoso a fare la differenza, altrimenti se come ci avevano detto la tessera del tifoso avrebbe risolto tutti i problemi, non dovrebbero più esserci DASPO, non dovrebbe più essere necessaria la presenza delle forze dell'ordine e dovrebbe decadere tutto quanto, non è così. Sì, non è, non è così, questo è, è un dato di fatto, eh, credo non sia legato solo all'ultima all stagione, certo. dove sicuramente i dati eh, sono, sono quelli che, che riporti tu, eh, Insomma, mi sembra abbastanza certificato ormai che il programma tessera del tifoso tutto poteva essere nella, nella testa di chi l'ha deato fuorché uno strumento per, per risolvere le problematiche di, di ordine pubblico. Sicuramente c'erano eh, altre intenzioni, altri intenti dietro, dietro questo strumento, eh, sono lì e rimangono lì, eh, come rimangono lì le problematiche di ordine pubblico. Ecco, ad esempio nel vostro caso, quando è stata chiusa la curva ai non possessori di tessera del tifoso? Io mi sono sempre chiesta in base a cosa è stata presa questa decisione, dal momento che il allora, provvedimento arrivava dopo i fatti accaduti a termine Roma. di Atalanta Roma. Però in quel caso non mi pare che siano stati individuati dei responsabili, hanno arrestato dei ragazzi che poi mi pare siano risultati comunque strani ai fatti, è rimasta in piedi una sola accusa delle sette che avevano. Per cui da che cosa è stato stabilito che a causare eventuali incidenti siano stati... Eh, siano state persone che non avevano la tessera del tifoso perché se di fatto è stato impedito l'accesso solo ai non possessori della tessera del tifoso sta a significare, io faccio un'equazione molto semplice da persona della strada che dice, vabbè, vuol dire che chi ha causato gli incidenti non aveva la tessera del tifoso ma se non sanno chi è stato come hanno fatto a prendere questa decisione? Eh, bisognerebbe chiederlo <ride> a chi l'ha presa no. a partire credo a partire dai vertici dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive che nel, nella fattispecie avevano anche eh, emanato il blocco delle trasferte per i possessori di tessera del tifoso quindi siamo di fronte veramente a, ad un caso mh, da studiare in modo, in modo molto fine perché eh, un possessore di tessera del tifoso considerato un buon tifoso tra virgolette poteva continuare ad accedere allo stadio eh, Atleta Azzurro d'Italia seguire l'Atalanta ma lo stesso tifoso, con la stessa tessera, per tre mesi non poteva andare al seguito della squadra in trasferta. E quindi già qui c'è una, una stortura eh, pazzesca. Se io sono considerato buon tifoso perché ho aderito al programma, mi, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché se sto nel mio comune di residenza e vado nel, nell'impianto dove gioca la mia squadra, sono bravo ma se mi sposto di 30-40 km, automaticamente divento cattivo, eh, sono la stessa persona, con lo stesso modo di, di seguire la partita, lo stesso modo di comportarmi, quindi questa è la prima, prima stortura. La seconda stortura è che sì, in effetti, o trovi qualcuno che è responsabile di, quegli, di quei fatti, eh, oppure se, se spari nel mucchio e, e colpisci, nel nostro caso, circa un migliaio di persone, eh, aderenti al, al programma del voucher ma in realtà ne colpisci molte di più perché storicamente l'Atalanta ha una vendita al botteghino nei giorni antecedenti alla partita di 3-4 mila biglietti eh, e si presume che gran parte di, di questi tifosi non siano per mille motivi aderenti al programma Tessera del Tifoso. Non perché magari contrastano eh, l'articolo 9, che è alla base della, della protesta contro la Tessera del Tifoso, almeno della nostra, ma perché magari hanno, sono semplici appassionati. Perché non possono permettersi l'abbonamento, perché non possono vedere tutte le partite per mille motivi. E quindi anziché abbonarsi alle 19 partite casalinghe, magari ne vedono 7, 8, 10, magari solo con le grandi squadre. Ma guardi, quando non piove. Ecco, anche queste, che magari in Atalanta-Roma erano da tutt'altra parte a farsi i fatti loro, per tre mesi sono state escluse da, dallo stadio. Sì. Francamente credo sia incomprensibile e probabilmente è una decisione che viene, viene dall'alto. Poi è evidente che sul territorio chi mette in atto questa. questa prescrizione sono gli organi competenti sul territorio, quindi nel caso specifico il prefetto in quanto rappresentante eh, del governo su, sul territorio e la questura, il questore in, in qualità di responsabile dell'ordine pubblico, eh, però penso fondamentalmente che sia una decisione che venga, venga da più lontano e eh, che non sia specifica della città di Bergamo. Beh, Però nella città di Bergamo eh, vengono adottati dei provvedimenti che non in tutte le città vengono adottati, ad esempio l'articolo 9, non dappertutto viene applicato, Io ho avuto modo di parlarne più volte con altre persone che ti hanno preceduto in questo studio, eh, a Bergamo una delle pochissime città in cui l'articolo 9 viene applicato? Sì, eh, Bergamo sì, è una, una realtà anche in questo caso molto, molto particolare perché fino ad oggi insomma, non, non, ne è scappato, non ne è scappato uno. E anche qui io ritorno, ritorno al concetto che esprimevo prima, eh, continuando solo a reprimere, la storia dice, no, non sono gli ultras dell'Atalanta, no, men che meno io, eh, che la repressione fine a se stessa no, non risolve il problema, non l'ha risolto e probabilmente non lo risolverà. E allora se, se qualcuno, da, da, un, da un punto di vista eh, di ruolo, eh, ha l'interesse, il compito, il dovere e l'obbligo eh, di far rispettare l'ordine pubblico, forse dovrebbe porsi l'interrogativo in se, se sia eh, pertinente continuare su questa strada, solo su questa strada, o aprire una strada eh, alternativa, parallela, meglio dire parallela, non alternativa, eh, per vedere se, 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 se applicando nuovi metodi di... Eh, di analisi si, si possa pensare di, di vivere lo stadio in un modo diverso per la stragrande maggioranza de delle persone che ci vanno. Vi diciamo che un po' di anni fa voi insieme a gruppi organizzati di diverse tifoserie avevate cercato di aprire un tavolo di confronto con le istituzioni, un tavolo di confronto che vi ha portato anche a confrontarvi con i vertici della FIGC, allora c'era il presidente Carraro, e, e un tavolo che cominciava a produrre qualche frutto. Eh, Nessuna sorta di collaborazione, semplicemente un confronto dove anche i tifosi potessero portare le loro ragioni e portare delle critiche assolutamente costruttive. Del resto eh, lo stadio viene vissuto dai tifosi, chi, quindi chi meglio di loro può sapere che cosa può essere utile, che cosa no e quali siano eventualmente i provvedimenti da adottare per cercare di migliorare tutto il sistema. Purtroppo poi la cosa è sfumata per una serie di ragioni, è stata poi ripresa l'anno scorso, c'è stato un incontro molto importante di cui i media si sono occupati lo scorso aprile in un'aula adiacente alla Camera a Roma, eh, di fronte a voi molti parlamentari, poi purtroppo è accaduto quanto è successo nella finale di Coppa a Roma e quindi anche lì il percorso si è interrotto, però quella poteva essere sì, una strada importante. Sì, era sicuramente una strada... Una strada in, intelligente da percorrere, mm, ricordo benissimo che, che all'epoca ci fu parecchio, parecchio lavoro, parecchie attività portate avanti, non da tutti i gruppi Ultras d'Italia, ma da un, un buon numero di gruppi, eh, che ci portò sì, a dei confronti, secondo me, molto arricchenti ed interessanti con i vertici della Feral Calcio, con i vertici... Della, della Lega, della Lega sì. Calcio, perché ricordo che parlammo sì, con l'allora presidente Carla, Carraro, con il segretario Ghirelli, parlammo con l'allora segretario della Lega eh, Brunelli, sì. eh, quindi mh, era un percorso che avrebbe dovuto continuare eh, proprio per fare in modo che, che il mondo del calcio prendesse in giusta considerazione eh, i suggerimenti e le critiche, hai detto bene costruttive di chi lo stadio lo vive senza secondi fini, senza interessi, solo i tifosi lo vivono così, tutti gli altri componenti del mondo calcio, eh, chi più chi meno con il calcio ci, ci vivono. Non è una critica, però è un dato di un fatto. Dato di insomma, fatto no? certo. eh, quindi mh, non esistono imprenditori benefattori né, né calciatori eh, che lo fanno per passione o solo per passione o comunque sono sempre meno e non esistono dirigenti che, che lo fanno perché non hanno nient'altro da fare. È la loro professione, è giusto che ci guadagnino, in alcuni casi anche tanto. Gli unici che non ci guadagnano sono i tifosi che sono i più vessati in tutta la catena eh, di comando del, del calcio, che si subiscono decisioni. Cervellotiche, in alcuni casi uniche a livello, a livello mondiale. Io mi ricordo che eh, allora non si parlava di tessera del tifoso, di articolo 9 e tutto quanto, però gli argomenti che noi portammo al tavolo di discussione erano comunque argomenti eh, importanti che sono stati dimenticati. Mi ricordo, per esempio, la, la battaglia sul caro prezzi. Uh, quindi, con i prezzi che esplodevano, con uh, settori popolari già allora, parliamo credo di una decina di anni fa più o meno, uh, attorno ai, ai 20 euro, sì. 25 euro. Oggi siamo a settori che costano 40-45 euro in alcune partite. Uh, mi ricordo la battaglia contro lo spezzatino, lo spezzatino TV, oggi abbiamo partite praticamente tutti i giorni. Uh, mi ricordo la battaglia contro la Serie B al sabato. Quindi erano tutte le modalità per le quali facilitare in sicurezza eh, il trasferimento dei tifosi da una città all'altra, responsabilizzando anche i tifosi stessi che si assumevano e si assumono per quelli che ancora viaggiano oggi la responsabilità di portare in giro centinaia o migliaia di persone, magari con delle famiglie, con dei bambini, con dei ragazzi giovani. Sono tutte cose che, che purtroppo sono finite. Credo anche per immaturità del movimento Ultras a quel tempo, di molte realtà Ultras a quel tempo, oggi le cose eh, in molte realtà sono, sono cambiate, penso che una parte di responsabilità sia anche, anche da parte de degli Ultras. Sicuramente. Beh, sicuramente probabilmente non si è stati, passatemi il termine, all'altezza di andare fino in fondo. È vero che magari ci si scontrava un po' con lo scetticismo di chi forse pensava che si andasse a Negoziare una sorta di scambio, ecco precisiamo che non è mai stato così perché no, nessuno certo. si è mai presentato ad un tavolo di confronto dicendo noi siamo disposti a darvi questo in cambio di mai, semplicemente si chiedeva pardon, Sto perdendo il microfono. Si chiedeva che ci fosse più rispetto per i tifosi, come è giusto peraltro che fosse e che tuttora sia. Insomma, sì, no. Poi mi, mi ricordo <ride> alcune, alcune cose simpatiche perché nel, nel, nell'incontro. Che, che ci fu con, con i vertici della, della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi con, eh, con il loro presidente Carraro? Eh, un, una domanda che insomma, mi, mi fece veramente sorridere fu: ma perché voi. Eh, voi ultras fate gli ultras per la vostra squadra e non fate gli ultras per la nazionale. Esatto, ecco, che, che già forse, forse tu eri anche presente a quell'incontro. Mi sì, ricordo. E, e veramente eh, fu, fu una cosa molto simpatica perché eh, spiegamolo. All allora, Presidente, che insomma, che non è che uno eh, con la bacchetta si comanda quale squadra, quale squadra ti fare la squadra, la scegli <ride> o ti sceglie da quando sei bambino e, e la porti avanti per, per tutta la tua vita. Eh, mi ricordo anche per esempio che eh, ci fu la discussione proprio su, sullo spezzatino tv del calcio e, e, e li cogliemmo tra virgolette con, con le mani nel marmellata perché forse pensavano di avere a che fare con, con delle persone che no, non conoscevano un, o non vedevano un pochino più in là de, del loro naso e insomma cercarono di convincerci che sia sì, alla fine il posticipo serale della domenica era una bella cosa perché tutti tornavano a casa dallo stadio si vedeva la partita in tv magari il, il big match in tv ecco peccato che a quel tempo già c'era il venerdì il sabato sì, la sì. domenica e il lunedì eh, e, e nel sabato c'era l'anticipo il posticipo il preanticipo esatto. quindi esatto. veramente eh, poi una battuta eh, a margine qualche anno dopo una parte degli interlocutori che abbiamo incontrato non hanno fatto una, una, una fine onorevole legata a calciopoli e tutto quanto Adesso non c'è da fare i nomi, però voglio dire, eh, diversi degli interlocutori che abbiamo incontrato abbiamo capito poi che erano ammanicati in cose che, che col calcio, con lo sport e con l'etica sportiva c'entravano poco. E allora cercare di, eh, di spiegare a, ad un ultras l'etica sportiva quando magari sei il primo che, che fa delle cose poco etiche, insomma. Sì, diciamo che il calcio, soprattutto negli ultimi anni, non ha dato. Eh, un, non ha mostrato una bella immagine di sé, eh, tu ricordavi eh, calciopoli, calcioscommesse, doping, eh, c'è stato di tutto, in tutto questo però quelli che sicuramente pagano sempre sono i tifosi e vengono sempre additati come coloro che rovinano il calcio, i tifosi molto spesso sono andati sopra le righe, eh, questo fa parte della storia, nessuno l'ha mai voluto negare, i tifosi sono anche sempre assunti le responsabilità di quanto hanno fatto. Però ancora oggi si tende a puntare il dito contro le tifosiere organizzate, ripeto, ehm, dicendo che sono quelle che rovinano il calcio, che rovinano lo spettacolo, che tengono lontano le famiglie. Io vorrei ricordare che le famiglie forse sono tenute lontane intanto da tutto quello che il calcio ha messo in mostra, dal fatto che si gioca in orari e giorni impossibili, dal fatto che i prezzi sono proibitivi. Tant'è che quando ci sono i derby, che dovrebbero essere quelli più pericolosi, gli stadi si popolano anche di famiglie, segno che forse non è il timore della violenza tenere lontano le persone. Certo, assolutamente, assolutamente sì, sono totalmente d'accordo su, su questo. I fattori che, che hanno portato in generale all'allontanamento da parte de, della gente negli stadi sono tantissimi, forse in alcuni casi anche episodi di violenza, ma sicuramente non, non, non i principali, insomma penso che quando tu hai un match ogni, ogni giorno è evidente che, che scegli. C'è un caso eh, recente, mi sembra, una partita, una partita, l'ultima partita casalinga del Napoli prima della semifinale eh, di Europa League con il, il Dnipro, mi ricordo che la seguivo in televisione. Perché a me piace seguire il calcio anche di altre squadre in televisione. E uno dei commenti eh, de, dei commentatori che sta, facevano la Radio Cronica c'è poca gente allo stadio. Probabilmente la gente, visto che c'è la partita tra due giorni, ha scelto quale evento seguire e sceglie ovviamente l'evento più importante, più attrattivo. Ecco, forse ci fossero meno eventi, eh, esatto. magari, magari. Che non vuol dire seguire l'orientamento che mi sembra che. I dirigenti del calcio stiano, stiano con forza prendendo di ridurre la Serie A a 18 squadre e la Serie B a, a 20, sventolando uh, troppi impegni di campionato quando poi la Premier League ha 20 squadre, quando poi la, la Liga ha 20 squadre, eh, le, le squadre tedesche, inglesi e spagnole dominano in, in Europa, i loro stadi sono pieni, eh, i loro stadi sono pieni di folklore, eh, pieni di tifo, pieni di tamburi, di bandiere, di fumogeni. Ecco quindi forse sarebbe il caso che ci, ci vorrebbe forse qualche tifoso in più nella catena di comando e qualche dirigente <ride> anziano in meno per riportare qualche la gente all'istante. Qualche tifoso all è seduto al CDA. Mi fermo, visto che abbiamo parlato di quello che succede all'estero, dopo la pubblicità vi faccio vedere una caldissima tifoseria polacca, perché all'estero ora le cose sono cambiate, noi purtroppo siamo molto scesi nella scala del tifo perché non, non c'è più data la possibilità, non, non si può più portare niente, gli strumenti del tifo è impossibile introdurli, all'estero invece sono cresciute copiando un po', l'ho già detto, il modello italiano. Pubblicità e poi servizio. A volte era così anche in Italia. Sì, anche se. Senza eh, i palchetti, però. Senza i palchetti, e. Personalmente, la scena che mi è piaciuta di più Torce e Fumogeni all'esterno sulla strada. Perché il resto mi sembra molto uno spettacolo, uno spettacolo televisivo. Sicuramente non è così, però eh, molto inquadrato. Molto, sì. Il tifo è soprattutto spontaneità. Uh, lì di spontaneo ci ho, ci ho visto un, un po' poco paradossalmente potremmo crearlo uh, con qualche applicazione da computer un, uh, effetti del genere <ride> e, eh, io sono ancora pe per un tifo molto spontaneo che deve nascere anche sugli eventi eh, dei giorni che precedono la partita quindi lo striscione che devi fare eh, piuttosto che la, cor la coreografia che devi fare o il coro che devi, che devi fare sono legati molto a a alla partita che stai per approcciarti e magari capita Qualcosa qualche giorno prima Beh, che, sì, certo. che, che indirizza, che deve indirizzare la, la tua attenzione al tifo per, per sostenere la tua squadra. Beh, diciamo la cosa bella è vedere i tamburi e vedere l'utilizzo di torce, cose che da noi invece sono proibite negli anni. Poi una cosa in cui noi siamo sempre stati maestri sono gli striscioni in una frase riassumere tutto un pensiero di una settimana o tutti gli avvenimenti di una settimana. Anche in questo caso però purtroppo eh, pare si stia andando verso una conclusione perché il governo vorrebbe provare, la, mh, proibire totalmente gli striscioni. Eh, quindi può darsi che in futuro non... Ora, già, già adesso gli striscioni devono essere autorizzati, però io non so come succede da voi, in molte città capita che arrivi con lo striscione al momento, lo guardano, può passare o, no, o non sì, passare. No, ecco, noi abbiamo questo tipo di approccio, nel senso Anche. che noi no, non abbiamo <coughs> mai sottoposto ad autorizzazione nessun tipo di, di striscione o di materiale, perché riteniamo che se non... Uh, ci, ci sono delle regole da seguire, no? ci sono sì. delle regole che dicono... Eh, non puoi introdurre materiale che sia offensivo, di discriminazione territoriale, razziale, eh, religiosa o che sia incitante a eh, determinati fenomeni come l'apologia di certo. nazismo, eccetera. Bon, eh, una volta che tu rispetti, rispetti questo. Mh, riteniamo assurdo dover sottoporre a, a vidimazione uno striscione con, con la, la scritta di supporto alla nostra, alla nostra squadra che sia guardia di una fede piuttosto che fieri sostenitori piuttosto che you never walk alone Cam cambia poco uh, perché devo introdurre e, e di, di riflesso ci sono anche qui nell'impianto legislativo delle, delle incongruenze pazzesche perché per esempio eh, lo striscione deve essere, dovrebbe essere autorizzato e la bandiera se reca i colori, solo i colori sociali, no. Allora si tratta di capire perché se io voglio portare uno striscione con scritto eh, Forza Atalanta piuttosto che Curva Nord, devo comunque sottoporlo a dispersione all'ingresso al all e potrebbe essere rifiutato. Eh, e se porto una bandiera nera azzurra senza null'altro sopra, no, una volta che, che non nascondo nulla nell'asto, nella bandiera, posso entrare. Francamente eh, lascia quanto perplessi la cosa. Sta di fatto che ora si vorrebbero proibire in toto gli striscioni dopo quello che era successo a Roma quando i si avevano esposto gli striscioni contro la mamma di Ciro Esposito. Però anche in questo caso a volte lo Stato si dimostra incapace di saper effettuare dei controlli, perché se quegli striscioni non potevano entrare, insomma, era compito loro eventualmente non farli entrare, perché ora bisogna punire tutti e basta proibiamo gli striscioni, oppure entra la bomba a carta, non siete stati in grado di controllarla, puniamo tutti, ma cioè, per la, per, la logica, vostra, eh? per la logica di cui si, si diceva prima: no? reprimere e colpire tutti è più facile che, che fare il proprio mestiere fatto bene eh, ed andare a, a verificare chi eventualmente ha dei comportamenti non, non autorizzati. È molto più facile. E quindi si, si persegue: spero di no, ma si persegue questa strada, limitando, limitando tra l'altro anche delle delle libertà costituzionali, perché certo. alla fine lo stadio è un luogo pubblico eh, dove tu assi entri, assisti e se, se rispetti le regole eh, che ti vengono fissate non si capisce perché se, se io vo volessi esporre uno striscione con scritto Ciao mamma non potrei più, no? perché allora a quel punto cosa discrimini la scritta? E allora, insomma, la, la libertà di espressione che nel nostro Paese è garantita dalla Costituzione va, va un po' a farsi benedire. A insomma. pari passo L della libertà di circolazione. Lo, lo vediamo un po' anche ne nelle derive che certi provvedimenti presi da tanti anni negli stadi cominciano a avere anche al di fuori degli stati. No? Si parla, si comincia a parlare di, di DASPO per manifestazioni sì. politiche, per manifestazioni... Eh, quale che sia la natura della manifestazione. Sì. Adesso ne abbiamo avuta una che purtroppo ha avuto... De, de, delle conseguenze pesanti da un punto di vista di ordine pubblico con l'apertura uh, di, di Expo, eccetera. Ecco, però, francamente, uh, arrivare a dover uh, combinare il DASPO per manifestazione, al di là del fatto che mi verrebbe poi difficile capire come, a fronte di, magari di qualche migliaia di persone uh, che non possono partecipare a questi eventi, come diavolaccio poi controlli all'interno esatto. di una manifestazione magari di 100, 150, 200.000 persone che ci sia gente che, sì. che non ci può stare. Insomma. Diciamo che eh, Alfano in effetti dopo la manifestazione che tu hai citato ha detto che visto che i sistemi adottati per gli ultras dal suo punto di vista funzionano li vorrebbe adottare anche le manifestazioni, quindi non più solo il DASPO, ma così come per gli ultras proibiscono le trasferte, proibire le manifestazioni. Quindi se c'è un pericolo di ordine pubblico non vengono autorizzate manifestazioni. Però io continuo a chiedermi, ma se siamo incapaci di garantire l'ordine pubblico per una partita, ma come possiamo affrontare so, l'allarme terrorismo o quant'altro nel nostro paese? No, ma diciamo che il proibire le manifestazioni è una cosa che, che accadeva qualche centinaio di eh, anni fa, sì. no? Sì. E Purtroppo in alcuni stati accade ancora, sì. si chiamano regimi totalitari. Ecco. Ora io direi che la strada è, non può essere quella nel 2015, non può essere quella la strada che... Un illustre ministro della nostra Repubblica può indicare come la soluzione uh, ai probabili mali che, che ci sono, francamente mi lascia, mi lascia molto perpresso come mi lascia perpresso l'affermazione che eh, la, il quanto fatto negli stadi ha risolto il problema. No, purtroppo vorrei ricordare uh, all'illustre ministro Alfano che i fatti di, di, del, del derby di Torino sono di 15 giorni fa e che eventi tragici come la, la morte di Ciro Esposito sono di, di un anno no, fa sì. quindi francamente la tessera del tifoso è un programma che ha ormai 5 anni le, rest le restrizioni e i daspo prima del programma tessera del tifoso sono iniziati anni e anni fa, una decina quindicina di anni fa obiettivamente sostenere che eh, I problemi di ordine pubblico sono stati risolti, forse, forse va bene a livello mediatico, se lo deve dire, però mh, no, non corrisponde alla beh, realtà. Certo se tu chiudi gli stadi e eh, se fai disputare le partite a porte chiuse, eh beh, sposti il problema, certo. non lo risolvi ma lo sposti, così come quando mi dicono in Inghilterra sono riusciti a risolverlo. L'hanno spostato, è vero, lo stadio non succede più niente, però basta leggere le cronache per capire che quello che prima succedeva allo stadio ora succede nei Pub, alle fermate della Metro e quant'altro. Sì, diciamo Quindi. che poi dopo ehm, a, a, si fa, a, periodicamente si fa la corsa al modello migliore, sì. no? una volta era il modello inglese, ora quello sotto certi punti di vista magari può anche certo. essere. Eh, adesso c'è quello tedesco, poi c'è quello spagnolo, poi c'è quello francese. Eh, va bene, insomma, la mai un, un italiano, un francese, un tedesco uno spagnolo <ride> faccia la barzelletta. Eh, poi, dopo magari assistiamo a, a, agli organi eh, che governano il calcio a livello europeo eh, che danno il premio del Falpreia all'Olanda dopo, dopo quanto è successo in occasione di, di Roma e Fenort. Dopodiché, anche lì non siamo stati in grado di gestire l'ordine eh, pubblico, perché eh, ora. Vabbè. Senti, eh, visto che nella vostra città non vi fate mancare niente, leggevo che ora eh, si vuole introdurre il DADIS, o Dadis, io non so neanche come si legga. È <ride> una sorta di Daspo per i locali notturni. Eh, sì, il Daspo alla movida, eh, già, già siamo in una, in una città che dà ampie possibilità di divertimento alle generazioni, alle generazioni nuove. E adesso si pensa di... Di vieto d'ingresso cioè, nelle discoteche con tanto di ammendamenti. Sì, insomma, non so io... Ma li mandano a firmare mentre... Ma, lei... ma guarda, ma non, non lo so, mi Scusa, sembra... Lido, ma... Mi sembra che si sia, in alcuni casi, si, si, si sia perso Però, veramente la, la, la ragione. Insomma, voi anni dire. fa lo dicevate, oggi per gli ultradomani in tutte le città. Sì, 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 perché alla fine purtroppo se alcune cose si, si dimostreranno... Per, per i rumor che si sentono siamo stati il nostro malgrado buoni profeti, perché, perché oggi sì, ci sono delle aree della città dove a qualcuno sembra sia venuto in mente l'idea di dare il, il daspo da, da movida, insomma, che uno se, se va e beve un paio di bicchieri di più e magari alza un po' la voce, e si becca il daspo e al venerdì sera, al sabato sera... Va a firmare in, in questura eh, la so. cioè, voglio, voglio sorriderci <ride> sopra, perché penso francamente che sia, sia una cosa che, che, che non sta in cielo né in terra, magari educhiamo i ragazzini giovani di 13-14 anni a non sfasciarsi di, di alcol al venerdì e sabato sera, Ecco, magari forse sarebbe un pochino più, più utile fare quello, che non, eh, non dirgli hai fatto il cattivo e non vai più in quel locale. Insomma. Ecco per cui noi una cosa che sostengo sempre che allo stadio vengono testate nuove forme repressive che se poi dal loro punto di vista funzionano vengono poi esportate in altri ambiti. Abbiamo, siamo partiti con le manifestazioni studentesche, le manifestazioni di piazza, ora si arriva ai locali notturni. Domani le signore del supermercato, perché se litigherete per il carrello per la fila supermercato, siccome è un Daspo arriva prima o poi. Eh. Quindi eh, non no, è una lotta che riguarda solo gli ultras, no, eh, riguarda no. comunque la nostra società. Ma riguarda la società, perché adesso oggi forse è un po' meno vero rispetto al passato, però in, in, un, in un ambiente come uno stadio dove tu hai 30, 40, 50, 80.000 persone. Eh, che sono concentrate lì, hai, hai tutte le classi sociali, hai tutte le, certo. estrazioni, le estrazioni politiche, tutte le estrazioni economiche, a, hai uno spaccato di quella che è la, la società che poi dopo, finito l'evento sportivo, va e torna, torna ne, nell'albero nell della, della città da cui, da cui proviene. Quindi è evidente che è un, un, un catino dove tu puoi, se hai un, una certa visione, dal mio punto di vista sbagliata, sperimentare determinate cose, e, mh, sì, lo puoi, fare, lo puoi fare. Mi fermo, c'è un altro break pubblicitario, poi vediamo la seconda parte di servizio, eh, con, eh, ci spostiamo ancora in Polonia, con immagini da un punto, certo punto di vista spettacolari, come diceva Alfio, magari un po' troppo costruite rispetto a quello che è il modello italiano, pubblicità poi servizio. Thank you. ed eccoci tornati in studio per l'ultima parte di questa puntata. Prima Alfio mi stavi dicendo una cosa che io condivido molto cioè che la curva poi è, uno, spa è lo uno spaccato della società in effetti non è che uno in curva impara ad usare che so, il coltello o ad assumere atteggiamenti di un certo tipo, arriva dalla società con questi atteggiamenti, semmai ora non è che la curva abbia uno scopo educativo perché non tocca ai ragazzi in curva educare altri ragazzi, però ci sono dei principi, dei valori molto importanti che forse nella società invece si sono un po' persi, intendo dire l'amicizia, il rispetto, la solidarietà, eh, lo spirito di sacrificio? No, in curva sicuramente eh, c'è un compito educativo che è, che è quello di far capire a, a chi si avvicina uh, al mondo della curva supportare la propria squadra che cosa vuol dire amare la propria squadra nel bene e nel male soprattutto nel male perché quando le cose vanno bene è facile pace, eh, è vero? nel male quando le cose non vanno bene è chiaro che, che diventa più, più difficile quindi è proprio lì che devi eh, cercare di, di insegnare ai, ai ragazzini quando arrivano uh, a 10-12 anni a frequentare la curva eh, che cosa vuol dire essere un tifoso di, di una squadra di calcio essere, essere un ultras di una squadra di calcio poi sì, eh, se hai la, la possibilità, la forza, la convinzione, la voglia, eh, la pazienza di fare un lavoro di anni e anni, eh, poi ti accorgi che crei, crei, un gruppo di persone che hanno, che riscoprono all'interno della curva un loro microcosmo, un loro microambiente eh, dove ritrovi i valori che nella società di oggi Obiettivamente si sono molto molto persi, la solidarietà, l'amicizia, come dicevi tu, il rispetto eh, sono cose che, che insegni all'interno della tua realtà, che in quel momento eh, è la tua realtà, che vive per alcuni vive solo i 95 minuti della partita di calcio, per altri vive. 95 minuti e magari eh, un paio di, di occasioni settimanali, e c'è chi ha scelto di fare della sua vita l'opera principale, il supporto alla propria squadra di calcio a 360 gradi vivendo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con quello. Beh, è una scelta, fortunatamente siamo ancora liberi di scegliere come, eh, come impostare la nostra vita, quindi anche Criticare chi mette al primo posto la propria squadra di calcio nella sua vita credo che sia una cosa fondamentalmente sbagliata. Mh, altrimenti, si potrebbe criticare chi fa il top manager di un'azienda esatto. e passa 20 ore su 24, 6 giorni su 7 eh, in ufficio piuttosto che su un aereo di qui e di là intorno al, al mondo. No? Ecco, eh, beh, ricordiamo che nessuno fa l'ultras per lavoro, nessuno viene retribuito per fare tutto questo. È, una, è semplicemente esercitare una propria passione e lo si fa nel tempo libero, con la testa magari anche quando si ha lavoro. Eh, c'è chi sacrifica il tempo libero, il tempo, magari toglie tempo alla famiglia, eh, sicuramente impiega eh, lo spazio delle, delle ferie, quando c'è la festa... Eh, ci sono tifoserie che organizzano delle feste, voi ne organizzate una molto importante a luglio sì. e nel periodo della festa molte persone eh, prendono dei giorni di ferie e anziché andare al mare sono lì e lavorano, sì. lo fanno esatto. a titolo gratuito. No? Esatto, sì sì, è proprio, questo è proprio uno, uno degli esempi in cui eh, si, si esplicita bene che cosa voglia dire essere, essere a fianco della, della propria squadra e del modo di essere, nel nostro caso, a Talantini. Eh, tre settimane, due o tre settimane, a seconda de, eh, dei vari compiti che, che la gente ha, che si dedicano a, a questo, questo evento oh, che fa star bene tutti, in primis chi, chi, chi la organizza, perché noi siamo contenti se la gente è contenta, se la gente si trova bene, se la gente riscopre dei valori eh, che lì si, si percepiscono a pelle. Eh, magari le nostre famiglie lo sono, lo sono un po' meno perché sottraiamo, come hai detto tu, eh, tempo, si tratta di coinvolgerle in questo per fare in modo che, eh, che anche la, la propria famiglia non veda questa, questa passione che per molti è una passione che prende il 70, l'80, il 90% della propria vita come un, una... Priorità rispetto ad altre, ma come una componente importante che può essere vissuta anche da, dagli altri componenti della famiglia. Ecco, provate a pensare quando anche dentro lo stadio vedete che so, la coreografia o quant'altro, e dietro tutto questo c'è un lavoro fatto di sacrifici anche economici a volte perché. Non so, una coreografia semplice fatta con tante bandierine oppure con dei cartoncini o quant'altro. Eh, in ogni caso bisogna crearla e bisogna anche in qualche modo pagarla. Certo. E quindi nessuno sovvenziona le curve, quantomeno non le realtà che io conosco. Poi non so se in Italia ci sono delle curve che sono sovvenzionate, io su questo la mano sul fuoco non ce la metto, ma non sono realtà che non conosco, le realtà che io conosco comunque sono tutte realtà eh, fatte di ragazzi che piegano il proprio tempo e tante volte anche il loro denaro perché magari la coreografia è frutto di una colletta o di vendita di gadget, di materiale del proprio gruppo che serve non per permettere a qualcuno di andare in vacanza o di andare a cena, ma semplicemente per cercare di migliorare il tifo verso la propria squadra. E ci mancherebbe, ci mancherebbe altro, ci sono delle, delle regole non scritte, quando tu sì. decidi di far parte di, di una curva, e una delle prime regole è il rispetto e non fregare il gruppo, quindi se c'è qualcuno che si annusa, che ha delle mire diverse, lo si accompagna alla porta, perché il modo di, il mondo, il modo di, essere, di essere tifosi, quantomeno nella nostra realtà, è ben chiaro, abbiamo la fortuna di essere stati educati dai, dai nostri vecchi ultras tanti anni fa, più di 40 anni fa. Ed oggi cerchiamo di tramandare certi, certi valori, quindi sì, è vero, facciamo dei sacrifici enormi la gente, ma forse anche è anche giusto che sia così: eh, vede il risultato finito, che sia una coreografia, che sia l'organizzazione di un evento, che sia la festa, va bene così e non si pone forse neanche tante, tante domande. però proprio partendo da, eh, da una cosa molto base, come eh, un, una curva in cui sventolano magari 4-5 mila bandierine. E insomma, tu le bandierine devi decidere come farle perché anche sull'attenzione del materiale c'è un certo tipo di, di attenzione, almeno da parte certo. nostra, non lo fai così a caso. Poi le devi, devi contattare il fornitore, le devi ordinare, le devi ricevere, devi sentire eh, per le astine, le devi mettere in pista, devi fare i fascini, devi trovare magari 40-50 persone che prendono le varie zone del settore per distribuirle, devi avere i ragazzi che si mettono col sacchettino per prendere eh, le offerte che la gente fa per pagare questo. Quindi è dietro a 3-4 minuti di bandierine che sventrano in una curva. Eh, c'è un lavoro, un lavoro molto importante. Ripeto va bene che la gente non si ponga, non si ponga queste domande, però a volte serve anche magari farlo, farlo presente, perché non è che insomma sono cose che vengono così dietro c'è sempre amore e sacrificio da parte di, di chi cerca di fare queste cose. Ecco, pochi giorni fa su Sport Week è apparso un articolo di Sebastiano Vernazza che. Eh, partendo dai fatti accaduti l'altra settimana dopo Brescia-Vicenza, conclude dicendo che spesso gli ultras, le curve, cercano di pulirsi la coscienza con azioni di beneficenza e definisce questo, tutto questo molto ipocrita. Beh, bisognerebbe intanto conoscerle queste realtà eh, prima di esprimere dei giudizi. Eh, molte curve, molti gruppi di mh, tifosi organizzati eh, si sono spesso contraddistinti per eh, azioni importanti di beneficenza, l'hanno fatto molto spesso senza neanche sbandierarlo, anche perché i giornali di solito non danno molto spazio a queste azioni, è più facile dare spazio all'incidente, alla bomba carta esplosa o quant'altro. Per cui, quando i tifosi eh, compiono queste azioni, lo fanno in, in libertà di coscienza, lo fanno perché sentono di farlo, lo fanno perché fa comunque eh, parte di quei principi che, la, che elencavamo prima, la solidarietà. Nessuno li obbliga a farlo. E quindi non, eh, è sbagliato vedere tutto questo come un metodo per nascondere le malefatte. Perché? Stiamo parlando di due cose totalmente diverse. Nessuno nega, l'abbiamo già detto prima, che qualche volta si è andati sopra le righe, si va sopra le righe, probabilmente si andrà ancora sopra le righe anche in futuro. Però tutto quello che di buono succede non deve, io lo giro contrario, non deve essere coperto poi da un'azione che magari è compiuta da poche persone. Ma, mh, sì, sono assolutamente d'accordo. Inquadro questo, questo articolo che che non ho letto del dottor Vernazza, Vernazza per... nel momento storico, no? e siccome il momento storico viene casualmente dopo i fatti eh, di, del derby di, di Torino, mh, gli è venuto facile fare, fare quest'uscita. Quest Insomma, fondamentalmente eh, mi sembra un brutto esempio di giornalismo, sì. eh, ci vorrebbe più gente che faccia solidarietà insieme agli ultras. Eh. Che sicuramente la fanno, che non la fanno per, per lavarsi la coscienza, sarebbe veramente meschino e cercare di insinuare nell'opinione pubblica questa quest idea eh, dall'alto de, del potere che certi giornalisti hanno di poter scrivere senza con, possibilità di contraddittorio eh, il loro pensiero. Beh, francamente, io non so. Rimango molto, molto stupito e dico sono fiero che la mia tifoseria abbia fatto, faccia e farà in futuro solidarietà e sono assolutamente certo che la mia tifoseria non lo fa per pulirsi la coscienza, la mia tifoseria ha sempre comunque eh, pagato per gli errori che ha commesso, le singole persone e il gruppo quando eh, gli errori sono stati commessi dal gruppo continuerà a fare questo ma è ben lontana da noi l'idea di usare la, la solidarietà per, per pulirsi la coscienza. Del resto, come hai detto tu, eh, gli interventi di solidarietà che facciamo eh, trovano pochissimo riscontro da parte, da parte dei media, va bene così, noi non andiamo a cercare pubblicità, ci verrebbe molto facile andare a cercare pubblicità su queste cose, preferiamo fare queste cose e lasciare che altri scrivano, scrivano eh, quello che, che ha scritto questo, questo giornalista che francamente... Rispetto, ma non condivido assolutamente. Va bene, ho giusto un minuto. Diciamo che i media, nel vostro caso, nella vostra città, eh, spesso ci sono andati con la mano pesante. Sì, i, i media è plurale. Viviamo in una realtà eh, sì. un pochino... Ho Mi farei che qua ci sia un po' il monopolio dell'informazione. Sì, un po' particolare... Eh, Fortunatamente oggi ci sono anche altri, altri media eh, che, che danno spazio a, a anche alla nostra voce, il gruppo che, che tiene un po' le file qui a Bergamo a livello comunicativo, un, un buon rapporto. Sicuramente anche per colpa e responsabilità nostra, però forse anche per colpa, prevenzione o responsabilità loro. Va bene, siamo arrivati in fondo. Alfio, io ti ringrazio per essere stato con me questa sera. Grazie a te. Un lupo per tutto. Grazie. Grazie anche a voi per aver trascorso questa prima parte di serata con noi, vi ricordo le repliche il giovedì alle 13.30, alle 22.30, il, il, il venerdì mattina alle 9.30 e la domenica alle 18.30. Spero di averli ricordati tutti, ci rivediamo invece il prossimo mercoledì a partire dalle 21, con noi ci sarà anche la direttore Xavier Jacobelli, ci ritroveremo sul canale 216 per tutta la Lombardia di la TV. Ciao, buon proseguimento di serata. Quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi Il cuore penero non è una dote di cui siamo i carabinieri Ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, porta l'amore nel paese, c'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva Dio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. originale, non ha bisogno di alcun giornale, un apprezzo dall'autostrada.